Serata noiosa, nulla da vedere in TV. In questi casi, ricordate che lui vi ha lasciato un segnale. Salve a tutti cari amici, bentornati o benvenuti se è la prima volta sul mio canale. Siamo qui dopo l'episodio speciale 43.5, ma soprattutto dopo l'episodio 43 che ci ha visto sulla cittadella parlare con l'ambasciatrice Asari per andare su Tessia. Tessia è un postaccio, ragazzi, paragonato quasi a Viermeier. Eravamo, come vedete, nello spazio della cittadella, ho fatto un po' tutte le missioni secondarie che potevo fare e ora ci tocca andare alla nebulosa Atena per trovare appunto il manufatto su Tessia. Questa missione ci vede obbligati a portare con noi Liara. Ecco qui, Tessia si trova esattamente qui, patria degli Asari, Liara, e ci porteremo Javik, ragazzi. È sotto attacco da parte dei razziatori. C'è attività su buona parte del pianeta. E il Tempio riesce a contattare gli scienziati? Negativo! Tutti i canali della banda sono disturbati. La missione sembra pericolosa. È troppo importante. Ora o mai più. Shepard, quella laggiù è la mia patria. Devo andare. In tal caso prendiamo la navetta e facciamolo. Perfetto. Pronti a scendere su Tessia. Liara è obbligato come compagno e ci porteremo Javik. Ecco, Javik, ragazzi, perché? C'è un perché. Allora, abbiamo cambiato ancora set. Abbiamo il set condensatore della cassa Fabrication che alza gli scudi, appunto. Come vedete sono uscito tra abilità e potenziamento delle varie armi a livello 5. Questa la devo ancora potenziare, quindi la pistola, aspettate che la cambiamo con la Eagle. Ecco qui, Eagle 5, perfetto. Sono riuscito a potenziarli in modo di abbassare un po' la priorità dei poteri e mettendo anche abilità di Shepard che mi toglie 50 punti peso. È meglio che sono riuscito a fare per adesso. Comunque per il nostro sfonda-sfonda che è Shepard come tank va più che bene. Allora, sono tutti a posto direi. Vediamo lei 2 punti, Javik 7 punti che andiamo a distribuire nel suo schianto, perfetto, 50% della forza e non può potenziare più nulla Javik. Quindi io direi che possiamo atterrare su Tessia e vedere com'è messo l'Ambaradan. Quindi vi ricordo, abbiamo il set della cassa Fabrication oggi. Ecco Liara preoccupata. Liara, sai dirmi altro sul manufatto? Le coordinate che hai ricevuto dal consigliere indicano il tempio di Atein. Una volta ci andai con mia madre. Deve avere migliaia di anni. E per qualche motivo riceve finanziamenti segreti dal governo. Allora siamo sulla strada giusta. E se fosse troppo tardi? Laggiù la mia gente sta morendo. L'empatia ti indebolisce. Abituati al senso di perdita. Parliamo della matriarca Venezia. Visitasti il tempio con Venezia? Da bambina. Pensavo fosse una lezione di storia, ma ora forse c'era dell'altro. Cosa vuol dire? Ho controllato nei suoi vecchi file. Possedeva dossier criptati su quel luogo, alcuni di secoli fa. Molti non sono nemmeno riusciti a decifrarli. C'è sotto qualcosa, ed è molto ben nascosto. Ho analizzato i tuoi rapporti di missione. Tua madre era stata indottrinata. Sì, avevamo dovuto ucciderla. Però da allora hai continuato a combattere. Fatti forza, non sarà l'ultima perdita che subirai. Invece no. Non possiamo ignorare la gente che muore. I razziatori non conoscono la pietà, ma noi sì. È proprio il loro distacco a renderli tanto potenti. Dimostriamogli che esiste un altro modo. Eccoci qua ragazzi, siamo su Tessia, quindi munizioni criogene a tutta la squadra, abbiamo cambiato la build di Shepard ed eccoci qua. Troveremo subito appena arrivati il visore Umbra,
Dukis sta esaurendo le munizioni. Tenente? Comandante, abbiamo saputo. Hanno superato la barriera. Parleremo più tardi, comandante. Ora prendi quell'arma e senti qualche nemico. Ok, ci siamo messi subito qui a respingere i mutanti, come vedete. Mettiamo giù il bruto. Ok, teniamo la resistenza della barriera. Perfetto. Intendo evacuare la mia squadra. La situazione è seria, ci servite qui. Beh, dovrai darci un buon motivo per restare qui a difendere un mucchio di macerie. Quali sono i tuoi ordini? Esattamente, che sapete su di me? Solo il tuo nome. La missione è segreta, quindi siamo destinati a morire senza sapere perché. Capisco cosa si prova, ma devi fidarti dei tuoi superiori. Sempre che siano ancora in vita. Allora cosa ci facciamo qui? Devo trovare un manufatto. Dobbiamo trovare un manufatto nel tempio, è importante. Ah, è per questo. Un nostro avamposto stava cercando di raggiungere gli scienziati, ma abbiamo perso il contatto. Fate decollare quella cannoniera, ora! Mi dispiace, se il vostro manufatto ha resistito per millenni, potrà aspettare ancora un po'. Oggi ho perso abbastanza persone. Porterò via tutti. No. Verani, hai deciso di arruolarti il giorno in cui hai visto la Destiny Ascensio. Ma la guerra ti ha logorata. Sei stanca di subire sconfitte. E ora devi avere il coraggio di andare avanti. Per la Dea. Tu sei... Sii determinata. Solo così potrei porre fine alla guerra. E abbiamo anche Crucible. Stiamo costruendo una super arma protea. Ci farà vincere la guerra. Ci credo. Qui, tenente Kurin. Mantenere la posizione. Aprire un varco fino al tempio. Avamposto Tikis. Presto avrete visite. La galassia saprà che la guerra è stata vinta qui su Tessia. All'attacco. Sono già stata qui anni fa. Vedere la città bruciare così. Potrà essere ricostruita. Preoccupati dei prossimi 20 metri. Ok, settiamo i nostri poteri, ragazzi. Ho appena resettato Shepard, quindi assegniamo strage a L1 come potere, la granata esplosiva e la scarica di adrenalina. Perfetto. Attenzione! Mietitori. Ricordatelo, perché stanno arrivando. Respingeteli! Ora, come vi ho detto, riesco a ripoppare un po' meglio i poteri adesso, ma non tantissimo, purtroppo. Leviamoci dal ponte. Nostre munizioni, praticamente criogene, ci consentono di avere più munizioni per noi e per i nostri compagni. In quell'edificio. Resta concentrata, Liara! Quelle cose stanno attaccando la mia. In tal caso, vendica la loro perdita. Disperdiamoci e cerchiamo copertura! Attenti ai bordi, non lasciamoci circondare!
Ok. Allora, sto testando la nuova build di Shepard, eh. Questa, ragazzi, come corazza è molto buona per gli scudi, per la modalità foglie. Quindi, se riuscite a farvela tutta, è una buonissima cosa. Per quanto potrebbe essere antiestetica. Allora, granata, l'abbiamo lanciata malissimo. Ok, colpito con strage. I tempi di ricarica si stanno affinando, eh. Un pochino. Poi ovviamente quando giocherò con ricognitore con Anna dovrò fare tutta un'altra impostazione sull'equipaggiamento per poter usare determinati poteri che ho già visto e che voglio usare. Non vi anticipo nulla, quindi vi ricordo che i live riprendono la settimana prossima. Oggi, come promesso, vi ho pubblicato alcuni episodi. La Banshee, un buon combattimento. D'accordo, muoviamoci prima che ne arrivino altri. Perfetto, proseguiamo di qua. Non riesco ancora ad affrontare quelle cose. La mia gente. Quando abbiamo combattuto i razziatori, questi hanno rivoltato i nostri bambini contro di noi. Non posso neanche immaginarlo. Pensavano che avremmo esitato a ucciderli. E funzionò. Quale risposta preferiresti? Nessuna. Non parliamone più. Avete capito cosa era successo a Javik? Quindi per questo è importante portarselo su Tessia, perché ci dà delle linee di dialogo addizionali. Ricordo quando la gente aveva smesso di credere ai demoni. Cambiò idea. Tiratrici scelte Asari, noi dobbiamo raggiungerli. Il razziatore se ne va, uno in meno da ammazzare. Sono lo specialista Kayla. Il nemico ha appena ucciso la donna. Ecco Shepard. Attenzione! Quanto puoi ancora resistere? Ora che siete qui, finché sarà necessario. Potete davvero vincere questa guerra? Se arriviamo in quel teschio, per i razziatori sarà la fine. Venitevi laggiù se ne avete bisogno e dateci una mano. Granata. Campo di battaglia. Vai in posto. Quello era lui. Presto, comandante. Allora, qui troverete il Widow, che sarà un equipaggiamento che darò a Garrus. Hai un concetto interessante di fuga. Non abbiamo scelta. Ok. Perfetto. Abbattiamo le uova. Guardiamoci sempre intorno, ma qui non mi pare ci fosse nulla. Ok, proseguiamo di qua. La nostra strada per il tempio prosegue in questa direzione. Quest'incubo non finisce mai. Non scherziamo. Non appena troveremo questo manufatto, ci risveglieremo tutti. 50.000. Cercando di raggiungere l'avamposto Tikis. Lo state guardando. E il resto della squadra? Sono tutti morti. Abbiamo provato a sfondare per raggiungere gli scienziati, ma sono tutti morti. E i rinforzi? Abbiamo del supporto aereo, ma quel razziatore complica le cose. È troppo pericoloso. Potrebbe tornarci utile. So che è rischioso, ma temo sia l'unico modo per entrare. Ti ho già detto quanto odio questa guerra.
Stormo Talon, qui avamposto Tikis. C'è ancora qualcuno su questa frequenza? Richiedo supporto aereo immediato. Il comandante Shepard è qui. Qui Talon 1, ricevuto, sto arrivando. Talon 5 in arrivo. Bersagli terrestri confermati. Armamenti surriscaldati. Fateli saltare. Io vi coprirò da qui! Comandante Shepard, ti copro io! Facciamo entrare in quel cambio! Ok. Missili pronti! Missili partiti! Con i missili ho finito, passo al cannone! Non credevo che avrei mai visto un prote in relazione! Magari l'Alleanza potrebbe tornare su quanto è, eh? Bello supporto aereo dei Lasari, niente da dire. Anche se ce ne siamo giocata una, se avete visto. Dobbiamo qualcosa, ok. Per aumentare i bonus del danno al nostro fucile d'assalto. Mietitore. Cerchiamo di dargli supporto. Ci mancava solo questo, eh. Ok, uno è andato. Sto facendo l'esplosione del mietitore. Supporto con le granate. Andato, andato, dai. E questo non siamo riusciti ad abbatterlo. Allora. Perfetto. Signori, tempio è qua. Dobbiamo fare in modo che ne valga la pena. Esatto, Iri. Allora, di qua non c'è nulla oltre questo punto, quindi dirigiamoci. Qua ci sono delle munizioni con un'altra modifica per la mitragliatrice. Mi sembra che abbiano bloccato gli accessi. Lasciami dare un'occhiata. Vai, Iri. Si tratta di una codifica militare, ma penso di riuscire a violarla. Buona notizia. Le Azari mischiano sempre religione ed esercito. È una cosa insolita, anche perché la dottrina di Ateima ha ben pochi fedeli. Ok. Pronto? C'è qualcuno? Dove sono gli scienziati? Qui c'è qualcosa che non va. Diamo un'occhiata in giro. Forse uno di questi manufatti è quello che cerchiamo. Immagino che questi siano gli scienziati. Ebbene sì. Le loro gole. Che cosa gli è successo? Sono state tagliate. Non sono stati i razziatori. Sembra che dovremo arrangiarci da soli. E questa chi sarebbe? La dea Ateim stessa. È una reliquia dell'antica fede. Allora perché Ateim conosce l'idioma Protean? Che vuoi dire? Qui c'è qualcosa, lo percepisco. In questo tempio. Ammetto che è strano che questo luogo sia conservato così bene. Tuttavia Ateim ha una grande importanza storica. Un tempo credevamo che i nostri dei fossero separati dal mondo e vegliassero su di noi. Energia universale da qui. Qui c'è una sonda Protean. Cosa? Ne sei sicuro? Non è una cosa che si dimentica. Ma perché nasconderla?
Potere, influenza. La tua gente ha accumulato le conoscenze della mia specie per il proprio tornaconto. Non può essere. Non posso credere che la mia gente nasconda una cosa del genere. Spiegherebbe la superiorità degli Asari. Questo spiegherebbe perché le Asari sono tanto progredite. Questo tempio ha migliaia di anni. Abbastanza per fare grandi progressi. Non possiamo dimostrarlo. Anche un'esigua quantità di dati potrebbe aver avvantaggiato la tua specie. Oppure ti offende il fatto di esserne stata tenuta all'oscuro. Vale anche per gli umani. L'umanità ha scoperto la tecnologia dei portali tra le rovine di Marte. E noi la ereditammo dalle rovine degli Inusannon, i nostri precursori. Per secoli fu tenuta segreta. Gli Asari ce lo dovevano dire, però. Beh, allora le Asari avrebbero dovuto condividere queste conoscenze. Forse ora le cose sarebbero diverse. Questo non puoi saperlo, Shepard. Non sappiamo nemmeno cosa stia succedendo qui. So solo che abbiamo poco tempo per scoprirlo. I pochi dati a cui posso accedere riguardano l'estrazione di flussi di dati Protean, la ricostruzione di matrici. Anche se io non ne vedo. Io sì. Il processo di attivazione è iniziato. Per la Dea, è il caso di dirlo. Guardiamoci intorno. Devono esserci altre connessioni. Incredibile. Sembra che la sonda ti abbia scambiato per un Protean, Shepard. Deve essere opera del cifratore che hai trovato su Ferus anni fa. Oppure potrebbe essere per il Protean che hai accanto. Esatto. Quindi, ragazzi, trovare connessioni... Devono esserci altri collegamenti nei partiti. Giustamente, come dice la nostra Liri, trovare altre connessioni vuol dire far partire una determinata scena di gioco. Io, già che ci sono, chiuderei qui la nostra avventura momentaneamente su Tessia, ma proprio per esigenze di tempo. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ovviamente, mentre la nostra Liri continua a parlare, vi chiedo, se questo episodio vi è piaciuto, lasciate like. Intanto vi lasciamo parlare, ora due ci sono i sottotitoli. Lasciate like, come vi ho chiesto, se vi è piaciuto l'episodio, oppure, come vi chiedo sempre, iscrivetevi al canale per sapere quando metto online una nuova parte, un nuovo episodio, in questo caso il 45esimo sarà, di Mass Effect 3. Certo, sì, Shep, hai ragione. Quindi continueremo a cercare nel prossimo episodio. Ciao ciao a tutti intanto e al prossimo video.